Ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. È iniziata poco fa a Trieste la conferenza stampa del governatore Fedriga assieme al prefetto di Trieste Valenti, al vicegovernatore Riccardi. Fedriga sta parlando, poco fa ha annunciato che nel tavolo del pomeriggio con il governo verrà ribadita la richiesta di anticipare le aperture all'11 maggio per i negozi e al 18 per bar e ristoranti. Ascoltiamo Fedriga live. Relativamente rapidi rispetto anche all'approvvigionamento di ovviamente strumentazione che stiamo cercando in giro per il mondo, ma penso ad arrivare a 6.000-7.000 tamponi al giorno, perché noi stiamo predisponendo in prospettiva ovviamente anche in mese a venire la fase 2 in maniera molto forte. E poi per quanto riguarda invece i rapporti col governo, io vorrei concludere, mi sta chiamando appunto il Presidente della Conferenza delle Regioni, mi aspetta un attimo, vorrei concludere con una cosa che mi scuso se esco fuori tema, però colgo l'occasione di questa conferenza stampa, essendo tutta la stampa qui presente, per fare una riflessione, perché rischiamo in Friuli Venezia Giulia, se l'esecutivo nazionale non comprende o non vuole comprendere che in un momento di emergenza, che oggi sta diventando emergenza economica e di entrate, se continua a pretendere il contributo straordinario da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, significa che Regione Friuli Venezia Giulia non avrà i soldi per pagare gli stipendi ai medici. No, è questo l'ordine di grandezza. Non avrà i soldi da dare ai comuni per garantire i servizi sociali. È questo il termine di grandezza. Noi non stiamo chiedendo più soldi. Noi non stiamo chiedendo soldi per affrontare l'emergenza. Noi stiamo chiedendo di non dare un contributo straordinario per garantire i servizi essenziali ordinari sanciti dalla Costituzione ai cittadini della nostra regione. Queste dunque le parole di Fedriga, che appunto ha ribadito il concetto sulla finanza regionale, l'appello che verrà fatto allo Stato anche nel corso del confronto che si terrà nel pomeriggio, proprio per far rimanere sul territorio i soldi per pagare gli stipendi appunto ai medici e agli infermieri. Torniamo ad ascoltare Fedriga. Quindi non è l'alternativa per l'approvvigionamento finanziario che mi serve a garantire i servizi in questa regione. Quindi annuncio oggi, annuncio davanti a voi, che sto predisponendo un documento a cui chiederò la firma non soltanto a tutto il Consiglio regionale, ma chiederò la firma a tutti i sindaci del Friuli Venezia Giulia, a tutti i parlamentari italiani ed europei del Friuli Venezia Giulia, chiedendo oltretutto un comportamento conseguente rispetto a questo documento, che sarebbe quello che se nel decreto maggio non si trova un punto d'incontro con le esigenze non della regione, ma dei cittadini di Friuli Venezia Giulia, i rappresentanti di qualsiasi colore politico di questo territorio non votino il decreto. Perché noi dobbiamo incominciare a comportarsi come tutte quelle specialità che hanno tutelato gli interessi del territorio negli anni addietro, e ovvero prima che appartenere a una forza politica quando si siede in Parlamento, si appartiene a un territorio e a dei cittadini. L'appello che faccio, veramente in modo costruttivo e non provocatorio, a tutti i rappresentanti di questa terra è di difendere prima di tutto questa terra. Perché altrimenti, guardate che se questo non si arriva a un punto di incontro e di equilibrio, a pagarne non sarà il presidente pro tempore di questa regione o la giunta pro tempore, ma saranno i diritti fondamentali dei cittadini di questa regione a pagarne le conseguenze, cosa che non possiamo accettare. Io ho tenuto sempre un rapporto costruttivo col governo e cercherò di tenerlo costruttivo, però è chiaro che oggi bisogna mettere le barriere difensive verso dei diritti che non possono essere negati. Quindi io penso che entro domani manderò il documento a tutti i rappresentanti che con onore rappresentano il Friuli Venezia Giulia nelle diverse istituzioni e chiederò a tutti di
di mantenere alto questo onore. Perché è arrivato il momento di dire che il Friuli Venezia Giulia non può essere semplicemente perché è una piccola regione, magari speciale, vista con antipatia, magari, no? Perché chi non sa cos'è la nostra specialità, come funziona la nostra specialità, non può, chi vive in questa regione, essere contratto nei diritti. E quindi con questo appello che mi auguro possa, anzi sono più sicuro, troverà la condivisione di tutta la comunità del Friuli Venezia Giulia, perché non posso ovviamente immaginare qualcuno che si possa distinguere su questo, concludo questo mio intervento ringraziando ovviamente dal prefetto, al vicepresidente, al sindaco, non soltanto per essere venuti qui oggi, ma perché i risultati che il Friuli Venezia Giulia oggi può verificare, ovviamente con tutte le difficoltà di lavorare e ragionare in una situazione di emergenza sanitaria come quella che viviamo oggi, non può ovviamente essere non sottolineata questo grande lavoro che è stato fatto e che continua ad essere fatto. Se c'è qualche domanda siamo a disposizione. E allora avete ascoltato parole forti, parole dure, quelle del governatore Fedriga con questo appello rivolto a tutti i sindaci, a tutti i parlamentari, a tutti i rappresentanti istituzionali della nostra regione e che sono presenti sia in Parlamento a Roma sia al Parlamento europeo affinché difendano la specificità di questa terra e naturalmente i suoi soldi, le sue risorse, ha detto Fedriga, che servono per poter pagare gli stipendi ai medici, agli infermieri. Una lettera che Fedriga appunto farà girare tra i vari rappresentanti istituzionali, sarà presentata a Roma con l'appello, con la richiesta ai parlamentari di non votare il decreto maggio se non ci saranno queste assicurazioni sulle finanze del Friuli Venezia Giulia. Tra poco magari torneremo anche a collegarci live con Trieste, in corso la conferenza stampa. Fedriga però citava gli ottimi risultati raggiunti sul fronte del contrasto all'emergenza e ne ha parlato snocciolando i dati aggiornati a stamattina il vicegovernatore Riccardi. Ascoltiamolo. Ma io non posso altro che aggiungermi alle riflessioni che il dottor Valenti ha fatto poco fa. Forse posso dare i dati ulteriormente aggiornati al 5 maggio, con i tamponi eseguiti a 82.548. Di questi 9.451 sono stati realizzati nelle case di riposo. Il dato significativo sui casi al 5 maggio è che ormai stabilmente i guariti superano gli altri casi con il 57,2%. Abbiamo 1.760 guariti, avendo toccato complessivamente 3.075 casi. Il punto che stiamo monitorando maggiormente ovviamente sono le case di riposo, dove abbiamo 676 contagiati. Tra questi 167 sono fortunatamente già guariti. Complessivamente i deceduti in regione sono 309, 150 dei quali nelle case di riposo. Complessivamente le persone che sono venute a mancare avevano 87 anni in media con delle pluripatologie. Questi dati dunque del vicegovernatore Riccardi con il numero delle vittime che è salito a 309. Ha parlato prima di tutti anche il prefetto di Trieste, commissario del governo Valenti, il quale ha raccontato invece l'attività delle forze dell'ordine in questi due mesi di contrasto al Covid e di rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia. Ascoltiamo anche Valenti. Direi che ecco, il 9% delle sanzioni che riguarda le persone riguarda gli spostamenti ingiustificati, il 7% la formazione di assembramenti e quindi questo è, no scusate, l'80% gli spostamenti ingiustificati, il 9% il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione ed è questo anche che spiega perché in questi ultimi giorni il dato relativo alle sanzioni è sceso sensibilmente, perché evidentemente se l'80% delle sanzioni riguardava gli spostamenti ingiustificati, oggi con la possibilità di spostarsi in maniera ancora più elastica rispetto al passato è ovvio che le sanzioni scendono.
quali sono i fronti che a mio avviso oggi occorre monitorare e controllare ancora affinché si possa, come dicevo prima, rapidamente uscire da questa seconda fase? Sono quelle relative al sistema dei trasporti, su cui mi ho avuto anche un confronto con l'assessore Pisimenti l'altro ieri, nel quale evidentemente ci sono forme di assembramento e di rischio di contagio a mio avviso più elevato, ma su questo è in piedi, in atto con l'assessorato competente, un monitoraggio attento di quelle che sono le fasce degli spostamenti, di quelli che sono gli accorgimenti che le aziende di trasporto stanno assumendo per rendere il trasporto compatibile con l'esigenza attuale di contenimento della pandemia. E l'altro aspetto su cui col sindaco siamo in contatto, ma riguarda ovviamente un po' tutti la fascia costiera, sarà l'approccio che i cittadini avranno con la necessità e con l'abitudine di fare il bagno e di fare i bagni di sole, come vengono così chiamati, insomma, di andare al mare sostanzialmente a trascorrere qualche ora. E questo dunque è il passaggio dell'intervento del prefetto di Trieste. Dunque saranno da un lato gli assembramenti, dall'altro le uscite verso le località balneari, i punti sui quali si manterrà vigile il controllo delle forze dell'ordine. Ha raccontato Riccardi dei numeri e dell'impegno della Regione, riconosciuto con tante situazioni che sono gestite al meglio, i dati del Friuli Venezia Giulia i migliori a livello del Nord Italia, e c'è stato anche l'impegno di tanti operatori della nostra Regione che sono andati sul fronte, in quelle regioni in cui il focolaio del Covid-19 si è manifestato più intensamente. Noi abbiamo il piacere, lo ringraziamo per questo, di avere in collegamento Skype con noi Eric Laurencic, che è un infermiere della sala operativa di Palmanova della Sores, ma che ha aderito al bando lanciato dalla Protezione Civile Nazionale ed è appena rientrato dall'esperienza come infermiere in un ospedale Covid in Piemonte. Buona giornata Eric, ben ritrovato. E allora, quando è maturata in te la scelta di andare in Piemonte e di aderire a questo bando della Protezione Civile? Allora, io faccio l'infermiere già da 13 anni e ho iniziato 3 anni fa in pronto soccorso, ho avuto sempre questa passione sui giovani. E di conseguenza la Protezione Civile, precedente con fine marzo, ha fatto un bando per 500 infermieri e ho partecipato. Devo dire che ringrazio anche tutti i colleghi che hanno partecipato. Scusa Eric, cerchiamo di perfezionare il collegamento perché l'audio non è dei migliori, magari proviamo a richiamarti, ci ricolleghiamo tra pochissimo con te per farci raccontare dunque la tua esperienza, un'esperienza davvero di grandissimo valore che ci testimonierai tra pochissimo. Vediamo dunque se riusciamo a perfezionare il collegamento. Nel frattempo rimaniamo in ambito medico perché i riflettori attualmente sono tutti puntati sulle cure attraverso il plasma. Si pensa anche ad un futuro farmaco e dal Ministero della Salute comunque spiegano che il trattamento non è consolidato e i test sono ancora in corso. Ascoltiamo il servizio. La terapia a base di plasma dei guariti per il trattamento dell'infezione Covid-19 è sotto i riflettori e continua ad accendere grandi speranze in attesa dei risultati delle sperimentazioni in corso anche in Italia. Il Ministero della Salute avverte che non è ancora un trattamento consolidato perché non sono ancora disponibili evidenze scientifiche robuste, ma parallelamente si pensa già alla messa a punto di un possibile farmaco basato sul plasma e prodotto su scala industriale. L'orientamento del Ministero sull'utilizzo del plasma, chiarisce il Vice Ministro alla Salute Pierpaolo Sileri, e andare avanti, ma sempre sulla base delle evidenze scientifiche, e a breve sono attesi i primi risultati dalle sperimentazioni. Bisognerà investire su questa ricerca e il Centro Nazionale Sangue CNS è già attivato. Inoltre vedo una prospettiva futura anche per i sieri iperimmuni, ma su questo entrerà in gioco anche l'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA, perché non si tratta di donazioni di sangue, ma di farmaci. Se i risultati delle sperimentazioni saranno cioè positivi, ha spiegato, è evidente che si può pensare a un uso più su larga scala mediante convenzioni con aziende che possano ottenere dei sieri, ovvero farmaci.
Proviamo dunque a ricollegarci con Eric Laurencic, infermiere di Doberdò del Lago, che ci stava testimoniando la sua esperienza in Piemonte in un ospedale Covid dopo aver aderito appunto al bando della Protezione Civile Nazionale. Eric. Sì, buongiorno, mi sentite? Perfetto, vai pure, raccontaci. Il bando della Protezione Civile, come dicevi giustamente, fine marzo, ho partecipato con 500 infermieri, 9.500 domande hanno dimostrato di nuovo gli infermieri di essere partecipi a questo tipo di emergenze. E sono partito con i primi 100 il 3 aprile. E sono andato a Roma e poi da Roma ci hanno spostato con un volo militare della Guardia di Finanza, che ringrazio, a Genova. Da Genova poi siamo partiti per il Piemonte, Val d'Aosta e Liguria. Alcuni colleghi dei 100 invece sono andati a Bologna per l'Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino, Alto Adige. Io sono stato assegnato al Piemonte e a Torino all'ospedale Martini, dove ho lavorato per 21 giorni circa. Come sono rientrato il 24 aprile. Com'è stato dunque affrontare questa emergenza proprio tra quei reparti dove si sono verificati? Ricordiamo anche il Piemonte, una situazione non certo come quella della Lombardia, ma comunque con tanti focolai. Beh, sicuramente le zone rosse, anche se l'Italia è tutta zona rossa, là ci sono delle zone rosse, scusate del termine, e di conseguenza ci sono stati parecchi problemi. Due innanzitutto, un afflusso di gente, ovvero un afflusso notevole di positive al Covid-19 con tutte le difficoltà di gestione, e parallelamente si sono infettati tanti operatori sanitari, come ben sapete anche a livello nazionale. E di conseguenza un operatore sanitario che si infetta, anche se non è sintomatico o parzialmente sintomatico con sintomi lievi, deve rimanere in quarantena per 15 giorni e quei turni sono da coprire. Ecco, io ho dato questo aiuto, ho coperto questi turni dei colleghi ammalati. In molti ospedali italiani si stanno sperimentando diverse tipologie di cure. Ecco, nell'ospedale in cui ti trovavi tu, come sono stati curati i pazienti affetti dalla Covid? Beh, io ho fatto un periodo in subintensiva dove sono stati curati con i soliti farmaci che conoscete tutti, poi con delle ventilazioni non invasive, ovvero con la CPAP, con il casco che vedete spesso nei vari TG, eccetera, con dei farmaci di vario tipo, anche antivirali. Per quanto riguarda invece la parte di terapia intensiva, chiaramente che io non ho fatto, invece sono stato spostato in degenze di oncologia, neurologia e medicina, per il semplice motivo che ci sono infettati parecchi colleghi, ho dovuto coprire dei turni in degenza, dove le persone entravano anche non positive e poi si positivizzavano anche in ospedale, come è normale positivizzarsi per vari tipi di patologie. Ecco, come siete riusciti a darvi forza anche con questi turni stremanti, con queste situazioni davvero complicatissime, il rapporto tra te e i tuoi colleghi e tra te e i pazienti? Ho trovato dei professionisti eccellenti. Abbiamo operatori sanitari in Italia che sono ricercati in tutta Europa. E un motivo ci sarà, nel senso abbiamo una formazione notevole, una conoscenza, competenze. Pensate che gli infermieri italiani dai primi anni 2000 sono laureati e hanno master e specializzazione, e là ho visto che c'è una professionalità elevatissima e dedizione, ovvero hanno sacrificato famiglie, figli e tanto altro per fare anche doppi turni, e ho trovato persone squisite sia nei rapporti interpersonali che a livello professionale, con grande qualità nonostante le grosse difficoltà. Medici, infermieri e non dimentichiamo gli altri operatori sanitari. Medici, infermieri in prima linea sicuramente in certi reparti, ma ci sono anche altri operatori sanitari che non è che vengono spesso citati, come i OSS, operatori sottosanitari che ringrazio, i quali sono un personale di supporto che ai professionisti, medici, infermieri, danno una mano notevole per l'assistenza all'utente. E poi tanti altri che ho conosciuto, fisioterapisti, ostetriche, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, eccetera, eccetera, biologi, chimici. Ringraziamo tutti gli operatori sanitari che lavorano nei nostri ospedali. Chiaro, ci associamo, l'abbiamo fatto tante, tante volte, questo grazie generale per chi si è impegnato e continua a farlo in questa emergenza. Un'ultima battuta, Eric, ora sei rientrato in regione, hai già ripreso servizio presso la sala operativa, e con che approccio ci ritornerai? Ho già ripreso servizio, sono molto contento dell'esperienza fatta,
e dell'aiuto dato ai colleghi del Piemonte, che anche saluto, e saluto anche tutti i miei colleghi della Sores, e sicuramente sono stato accolto in maniera molto entusiasmante per me, di conseguenza ho ripreso al 100%. Ho fatto dei tamponi giustamente per la sorveglianza sanitaria, i quali, grazie a Dio, sono tutti negativi. E ho finito anche la sorveglianza dei 14 giorni dall'ultimo turno, senza sintomi. E questo sicuramente sono contento. Grazie, grazie davvero, complimenti per quello che hai fatto, per la tua esperienza e in bocca al lupo per il futuro. Va bene, grazie. Un saluto a tutti. Grazie Eric Laurencic, infermiere della Sores, che ci ha raccontato dunque la sua testimonianza da operatore in un ospedale Covid del Piemonte. Noi continuiamo ora con il nostro notiziario riprendendo i temi economici affrontati, l'avete ascoltato all'inizio TG dal governatore Fedriga, ma a livello nazionale nel frattempo si continua tra le tensioni all'interno delle forze di maggioranza nella predisposizione del decreto ormai divenuto maggio, proprio in sostegno delle imprese. E sono 103.282 per un importo di 6 miliardi le richieste di garanzie pervenute al fondo di garanzia nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 6 maggio, a comunicarlo il Mediocredito Centrale. Di queste 101.000 sono, ai sensi del decreto Cura Italia e liquidità, e l'ABI esprime viva soddisfazione per la nuova accelerazione della crescita quotidiana delle domande. Questi numeri, si legge in una nota, che crescono giorno per giorno in misura significativa, testimoniano il superamento della fase organizzativa iniziale e il senso di responsabilità del mondo bancario in una fase di straordinaria impegno per tutti i lavoratori del settore, a cui l'ABI rivolge un forte ringraziamento. Nel frattempo si va verso una proroga di 3 mesi del permesso di soggiorno per i braccianti a cui è scaduto il contratto come lavoratori stagionali. Questo al momento si apprende il punto di caduta sulle lunghe trattative sulla regolarizzazione che hanno impegnato anche oggi i ministri di politiche agricole, interno, lavoro e del sud. La misura riguarderà il settore agricolo e anche quello domestico. Gli uffici legislativi dei ministeri stanno limando il testo, toccherà poi ai capi delegazione nel governo valutare se inserirlo nel decreto maggio, che andrà appunto nel Consiglio dei Ministri di domani. Ora apriamo la pagina di cronaca con la sentenza della Corte d'Assise di Gostivar in Macedonia, che ha condannato all'ergastolo Blerta Pocesta per il triplice omicidio dei propri genitori e della sorellina avvenuto nell'agosto del 2018. Luciana Delfonso. Ergastolo. E questa è la condanna decisa dalla Corte d'Assise di Govistar in Macedonia per Blerta Pocesta di 29 anni, che nell'agosto del 2018 uccise, commettendo un triplice omicidio, i propri genitori e la sorellina di soli 14 anni. Una vera strage familiare commessa a colpi di pistola la notte del 25 agosto nella cittadina di Debar, 19.000 abitanti al confine con l'Albania, e che aveva scosso la comunità di Sacile, dove le vittime risiedevano da diversi anni. La famiglia Pocesta si era trasferita in Friuli ormai 20 anni fa, in fuga dalle sofferenze economiche e dalle tensioni sociali causate dal conflitto in Macedonia del 2001. Esuli dalla guerra, avevano messo radici in Italia, proprio a Sacile, dove il padre, Amit, aveva trovato un impiego come operaio presso l'officina meccanica Vinal, sulla Pontebana, mentre la moglie, Nazmie, laureata in chimica in madrepatria, era stata assunta da un'impresa di pulizie. La coppia e la figlia ultimogenita si erano recati nel paese d'origine per partecipare a un matrimonio, ma la mattina della cerimonia furono trovati privi di vita nelle loro camere da letto, assassinati a colpi di pistola. Immediatamente erano scattate le indagini della Procura della Repubblica di Pordenone in raccordo con quella macedone, con gli investigatori della polizia italiana che avevano scoperto che il giorno precedente al matrimonio, all'insaputa della sorella di 22 anni che era sempre rimasta in Italia, Blerta si era recata in aereo da Venezia in Macedonia per uccidere nel sonno i genitori e l'altra sorellina, facendo poi subito rientro in Italia. Alla base del brutale crimine, oltre a profondi dissapori maturati all'interno della famiglia con il passare degli anni, è emerso in modo chiaro il movente economico, ovvero l'incasso di un premio assicurativo di 50.000 euro in caso di morte del padre. La magistratura macedone ha condannato anche i due complici della ragazza, rispettivamente a 10 e 3 anni di reclusione, per aver dato assistenza alla giovane
nei movimenti madrepatria e per aver procurato l'arma del delitto, una pistola semiautomatica clandestina costata 400 euro. Continuiamo con la cronaca. Incidente stradale stamattina a Clout con i vigili del fuoco di Maniago che sono intervenuti attorno alle 7 per un incidente stradale al bivio per Cimolais. Uscite autonomamente i conducenti dei veicoli, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture garantendo contemporaneamente la sicurezza dello scenario in attesa delle forze dell'ordine. Una persona è stata portata in ospedale a Maniago dal personale sanitario intervenuto sul posto. Altro incidente stradale stamattina anche a Basagliapenta in comune di Basiliano lungo la statale Pontebana per causa in corso d'accertamento, forse un colpo di sonno, il conducente di un furgone adibito al trasporto di frutta e verdura ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada cappottandosi in un campo. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la compagnia dei carabinieri di Udine per i rilievi. L'uomo è rimasto fortunatamente illeso, è stato trasportato in ospedale solo per accertamenti. Incidente sul lavoro invece nella tarda serata di ieri con un operaio caduto da una impalcatura a Tavagnacco in via Nazionale. Si tratta di un 36enne che è stato immediatamente soccorso dai colleghi e poi preso in carico dal personale dell'ambulanza giunta sul posto. Alla origine della caduta ci sarebbe un malore, l'uomo è stato poi trasferito in ospedale a Udine, si è ripreso nel corso della notte, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Lo sport ora è atteso per il pomeriggio il vertice tra il Comitato Scientifico e la FIGC sul tavolo, il protocollo sanitario per la ripresa degli allenamenti di gruppo dal 18 maggio, ma è probabile che le parti dovranno riaggiornarsi la prossima settimana. Jacopo Romeo. C'è da aspettare l'incontro di oggi tra Comitato Tecnico Scientifico da una parte e FIGC dall'altra, rappresentata dal Presidente della Commissione Scientifica Zeppieri e da Gravina, sarà un primo snodo fondamentale, sì, ma non decisivo. Come dichiarato dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, infatti un parere del Comitato ancora non c'è. Questo pomeriggio dunque saranno gettate le basi, ossia tentare di arrivare ad una visione comune tra le parti sul protocollo sanitario da adottare per gli allenamenti gruppi dal 18 maggio in poi. Probabile dunque che le parti si aggiorneranno la prossima settimana per provvedere ad ulteriori ritocchi richiesti dal CTS. Si prenderà dunque del tempo per ciò che concerne il ritorno alle gare, poi le difficoltà restano e le valutazioni saranno successive, visto anche che ieri un giocatore del Torino è risultato positivo al Covid-19. E sul tema, nel caso uno scenario simile si materializzasse l'attività ripresa, il parere degli scienziati è uno. Bisognerà mettere tutto il gruppo in isolamento per 14 giorni. La parola finale comunque spetterà al governo e nello specifico al Premier Conte, che ha annunciato un prossimo non lontano incontro in videoconferenza col Presidente federale Gravina e quello di Lega d'Alpino per soppesare, oltre a quelle degli scienziati, anche le loro valutazioni e poi arrivare alla decisione. Uno sbocco inevitabile, quello dell'ingresso in scena di Conte, visto il livello di pressione e tensione politica sul tema raggiunto nelle ultime settimane. Nonostante i rischi e gli ostacoli siano tanti, oggettivi e duri da sormontare. Intanto sul tema dei diritti TV, la FIGC ha richiesto ed ottenuto un parere legale che conferma la strada giusta intrapresa nella Lega, che vuole far rispettare la blindatura dei contratti e dunque nessun motivo di concedere sconti ai broadcaster. In Germania nel frattempo, dopo il placet della cancelliera Merkel, la Bundesliga si appresta a ripartire il prossimo 15 maggio, primo campionato europeo a farlo, ma con un contesto imparagonabile per contagi e morti rispetto al nostro paese. Procedere per paragoni sarebbe errato e infatti in Inghilterra la ripresa degli allenamenti di gruppo è slittata dall'11 al 18 e in seno alla Premier il quorum di 14 club su 20 necessario a votare la ripresa in campo neutro sarebbe a rischio. In tal caso il Project Restart sarebbe in serio pericolo, visto che quello di giocare non nei propri stadi era uno dei cardini per ottenere maggior sicurezza. Con questo scenario la stagione potrebbe concretamente saltare. Ed ora torniamo alle immagini di ieri sera della Dacia Arena illuminata con il tricolore L'Aquila del Friuli come omaggio alle vittime del terremoto del 1976. Anche l'Associazione Udinese Club ha aderito con entusiasmo all'iniziativa. Il presidente Beppi Marcon si augura che il paese sappia ripartire anche dall'emergenza Covid, come fece il popolo friulano 44 anni fa.
È un onore, noi della UC abbiamo voluto partecipare a questa bellissima iniziativa appunto per ricordare la grande tragedia che ci ha colpiti appunto 44 anni fa. Se voglio prendere lo spunto da questa mattina che ho visto dei servizi sui vari social, appunto che del grande telecronista Gianni Minà, che appunto si era recato nel paese di Casasola a fare delle interviste. Avendo intervistato una ragazza di Casasola, gli aveva chiesto come mai i friulani non vede nessuno piangere e sono tutti lì impassibili. La ragazza ha risposto con due parole: noi qua non serve piangere, perché non c'è bisogno di piangere, e noi dobbiamo rimboccarci le maniche ed andare avanti. È così che ricostruiremo il nostro grande Friuli. Prendo spunto appunto anche da questa situazione, dicendo che come siamo venuti fuori dal terremoto del 1976, ne verremo fuori anche di questa grande, tra virgolette, tragedia che ha colpito tutta l'Italia, e non solo l'Italia, anche il mondo. Ci fermiamo qui, l'informazione ritornerà alle ore 16 con tutti i prossimi aggiornamenti di cronaca e di sport. Spazio al meteo con l'Osmer Arpa. Buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti. Situazione meteorologica improntata all'alta pressione che rimonta sul Mediterraneo centrale, quindi anche sulla nostra regione. Per la giornata di oggi garantirà tempo buono, direi assenza sostanziale nuvolosità, c'è in prevalenza sereno, solo modesti nuvolamenti pomeridiani locali in montagna sulla fascia prealpina, ben poca cosa. Temperature che sono scese questa mattina, 6-7 gradi localmente anche in pianura, intorno ai 3-12-13 sulla costa, e in montagna sono scese anche sotto zero, specialmente a Fusine, e comunque intorno a 0 gradi sulle località come Fusine e Tarvisio, quindi una mattinata piuttosto fresca grazie anche al cielo sereno e al reggimento notturno. Le massime torneranno su valori abbastanza miti, sopra i 20 gradi in pianura, sotto i 20 gradi sulla costa, grazie al vento di brezza. Ricordiamo il mare intorno ai 16-17 gradi attualmente. Domani, così come sabato, ci aspettiamo più nuvolosità, essenzialmente poco nuvoloso variabile per nubi alte e sottili, che però potrebbero essere anche temporaneamente non tanto sottili ma spesse, e offuscare, coprire interamente il cielo temporaneamente. Questo per l'arrivo di aree più mite in quota associata proprio all'alta pressione. Niente di particolare, semplicemente un po' di nuvolosità. Ecco, temperature in lieve aumento sia le minime che le massime, specialmente sulle zone interne. Sabato potrebbero toccare anche i 25 gradi in pianura. Per avere qualche pioggia dovremo aspettare probabilmente lunedì, ma naturalmente ne riparleremo. Direi che per ora è tutto.